Grande vittoria della tua squadra. Sì, grande vittoria delle ragazze, grande vittoria della IHF, Frosinone di pallavolo, è stata una grande conquista, dopo tanti problemi perché eravamo fuori dalla Coppa Italia, siamo rientrati e poi alla fine abbiamo vinto il campionato. Complimenti alle ragazze, complimenti alla società, complimenti alla partita di oggi che hanno fatto una grande partita le ragazze. Per un grande giocatore diventare allenatore com'è? Molto difficile perché ancora c'hai dentro la passione del giocatore, però mano a mano si acquisisce esperienza insieme a Mario, insieme alla società, soprattutto a Mario che quest'anno mi ha insegnato tantissimo il mondo dell'allenatore e dell'esperienza che sto facendo con lui è spettacolare per il giorno del domani cercare di essere un allenatore. Meglio allenare le ragazze o i maschi? Io direi meglio allenare sempre le donne. I ragazzi sono diversi. Comunque essere un allenatore non vuol dire allenare le ragazze o le donne. Bisogna essere un insegnante, bisogna essere un allenatore e stare in qualunque categoria per dare sempre esperienza e condurre e guidare quella squadra. Mi fa impressione essere ancora così famoso tanti anni dopo la finale del mondiale, tanta gente che ti cerca per le foto, No, non mi sento famoso e non mi fa impressione, è stato il merito del mio lavoro, perciò lo vedo molto ma molto normale, questa cosa lo vivo bene e niente, mi piace stare al centro dell'attenzione, perché no, è una cosa bella.